Spari nella sera di Vibo, a poche ore dall'ultima operazione, e questa è la scena del giorno dopo. Gli arresti in questa provincia sono quotidiani, così come sono continui gli appelli della procura, delle forze di polizia. Sull'ultimo episodio criminale le indagini sono arrivate presto a una svolta. È martedì quando una raffica di colpi di pistola scuote la tranquillità degli abitanti della frazione di Porto Salvo. Tutto accade vicino a un panificio dopo una lite. Mi hanno detto che sono venuti a menare il proprietario. Due imprenditori vengono gambizzati, Aldo Barbieri e Pietro Perugino, sono cognati, poco più che quarantenni. C'è chi racconta momenti concitati che precedono la sparatoria, le botte, forse la difesa e poi gli spari. Il bilancio è di due persone ricoverate con una prognosi di 30 giorni e di due persone fermate. Uno dei ricercati si è consegnato ai carabinieri. Ancora al lavoro a caccia di altre testimonianze e di prove in una città scossa, mentre all'Imbadi fa tappa la carovana anti-racket e usura. Il luogo simbolo è l'Università della Ricerca, della Memoria e dell'Impegno. Due i protocolli per riannodare la rete della legalità insieme a Libera, la Procura, la Prefettura, la Chiesa, insieme per sostenere le richieste di aiuto. L'invito è a denunciare per uscire dalla cappa della criminalità, perché, lo dice chiaramente il prefetto di Vibo, Roberta Lulli, il momento è difficile. È un susseguirsi di manifestazioni molto violente che sono ovviamente sottoposte all'attenzione delle forze dell'ordine e della magistratura. Probabilmente adesso sono in corso di indagini, ma comunque non è un bel segnale, non è un buon periodo per Vibo. Rilancia il capo della procura Camillo Falvo: non fermarsi, non consentire che Vibo resti città violenta con troppe armi, troppe micce accese. Adesso dobbiamo tenere fermo tutto quello che abbiamo fatto finora. Abbiamo fatto tutta una serie di operazioni, le ha fatte e le sta continuando a fare la DDA di Catanzaro. Questo è il momento in cui le organizzazioni criminali potrebbero risollevarsi. Adesso bisogna stroncare qualsiasi tentativo di ricostituire queste organizzazioni criminali attraverso la denuncia.